Are you struggling to lose weight and keep it off? Tired of wasting time and money on starvation diets that lead to more frustration and stress? If there was a weight loss solution that could actually work for you, would you try it? Then head to Golo.com. I'm Steve. I lost 138 pounds in nine months on Golo. I'm Amber. I've lost 128 pounds with Golo. If you're ready to take back control of your life, head to Golo.com now and see how Golo can work for you. That's Golo.com. My sleep is way better. My the inflammation has gone way down Golo saved my life. I was way overweight. That's what sent me down the path. I wanted to make sure and live for my kid. I have literally tried everything. I was on the verge of getting gastric bypass surgery, and I saw the Golo commercial, and it was the last thing I tried because it worked. Join over 2 million people who found a better way to lose weight with Golo. Your healthier and happier life begins at golo.com. That's G O L O.com. Again, G O L O.com. Stai ascoltando un messaggio registrato in diretta dal programma La voce del pastore, in onda su parole di vita. Ebbene il messaggio di questa sera dice così, Padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. Tutti conosciamo questa meravigliosa parabola e grazie a Dio che la conosciamo. Perché ogni volta che ci accostiamo alla parola del Signore di alcuni pezzi sappiamo una parte ma quando la rileggiamo o la rimeditiamo lo Spirito Santo ci fa vedere un'altra faccia è come un diamante che dovunque lo giri e come lo giri sotto la luce luccica da tutte le parti. Leggiamolo insieme, si trova in Luca capitolo 15, dal verso 11 ci fermiamo al verso 24 e poniamo mente attentamente alla parola del Signore. Leggiamolo. Disse ancora, è Gesù che parla, un uomo aveva due figli, il più giovane di loro disse al padre, Padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. Ed egli divise fra loro i beni. Dopo non molti giorni, il figlio più giovane, messa insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni, cioè quelli di suo padre, che erano diventati suoi, vivendo dissolutamente. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una gran carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. Ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora rientrato in sé disse. Quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui mi muoio di fame. Io mi alzerò e andrò da mio padre, da mio padre e gli dirò, padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio trattami come uno dei tuoi servi. Egli dunque si alzò e tornò da suo padre. Ma mentre egli era ancora lontano, il suo padre lo vide e nebbe ne compassione, corse, gli si gettò al collo e lo baciò. E il figlio gli disse, padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi, Presto portate qui la veste bella e rivestitelo. Mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi. Portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa. Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato e si misero a fare festa. Questa è una parabola è una delle più lunghe date da Gesù e ci fa vedere quanto Dio desidera che noi possiamo stare bene. Nel verso 20, vogliamo rileggerlo. Gesù ci spiega qualcosa di molto bello. La Bibbia è piena di esempi che ci aiutano a comprendere il pensiero di Dio. Leggiamo questo verso. Gesù ci insegna che il nostro Padre celeste prova grande gioia a perdonare un figlio penitente. Egli dunque si alzò e tornò da suo padre. Ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo e lo baciò. Bellissimo, che incontro meraviglioso. In questa parabola il padre raffigura Dio che attende con impazienza che ritorniamo a lui. Qui non c'è il predicatore che si trova dal, lo, dal lato giusto e chi ascolta ha bisogno di fare un passo verso Dio. Questa parola serve per tutti. Parte da dietro le mie spalle, compreso io, perché io non sono nessuno e non sono meglio di nessuno. Questa parola coinvolge tutti noi che siamo insieme e anche quelli che riascolteranno questo messaggio. Raffigura Dio che attende con impazienza che ritorniamo a Lui per gioire insieme della sua gioia celeste. perché lui sa le condizioni che noi viviamo quando non siamo con lui. Nel verso 12 leggiamo, dice così, Signore aiutaci questa sera, verso 12 dice, il più giovane di loro disse al padre, Padre, dammi la parte dei beni che mi spetta, ed egli divise fra loro i beni. Questa è stata la richiesta che abbiamo fatto noi e siamo diventati autonomi, liberali, abbiamo fatto una scelta così. Signore aiutaci questa sera. Siamo diventati autonomi e liberali. Tutti, in tutte le fasce della società, governanti non si distinguono più. Istituzioni non ne parliamo. Il liberalismo di destra e di sinistra prevale da tutte le parti. Ognuno di noi cammina in una strada larga senza parapetti. Sai una strada larga quando il mondo. Andiamo nel deserto e andiamo negli oceani. Tutta è strada. Però alla fine nessuno sa dove stiamo andando, solo Dio lo sa. E proprio perché Dio lo sa questa sera, viene con la Sua parola che ci vuole essere di aiuto. Governanti, istituzioni, la scuola, la Chiesa, anche la Chiesa, sì. In questi ultimi tempi anche la Chiesa, che doveva portare la parola di Dio nel mondo e distinguersi, non si distingue più. Il mondo è arrivato fino al pulpito, perciò dilaga da tutte le parti il liberalismo nella Chiesa e nella società tra i governi, nelle istituzioni, aiutaci Signore. Per via di essere stati da Dio creati, quando abbiamo detto a Dio, dammi la mia parte, per natura divina Dio ci ha fatti liberi di poter scegliere e non ci vuole condizionare. Dammi la mia parte. Come dire, questo figlio, io, tu, facendo una scelta così, sai cosa abbiamo detto a Dio? Tu per me sei come morto. Tu non mi interessi più. Io me ne vado, faccio la mia scelta, mi sono liberato, mi sono liberata e adesso vado lontano dove voglio. Il Signore ci parla questa sera. Voglio farmi una vita secondo me. Noi abbiamo fatto così. Dio ci ha fatto fare. Però siamo scesi sempre più in basso. Abbiamo degli esempi nella parola del Signore. E abbiamo degli esempi anche di vita. in coloro che ci circondano e nelle nazioni. Vogliamo prendere un esempio di una nazione perché questa sera questa parola è per le nazioni ed è per ogni singolo, per me e per te. I fondatori del, degli Stati Uniti, tra i quali uno dei fondatori, George Washington, ed altri, con la sua Bibbia per lui era tanto importante che fu fatto un museo della Bibbia, che è il più grande museo del mondo a Washington. C'è l'esposizione della Bibbia perché... Nel 1700 erotti, quando si misero insieme per formulare le leggi degli Stati Uniti, attingevano con riverenza dalla Bibbia gli insegnamenti che dovevano portare per comporre e costruire una nazione. Bellissimo questo. Signore, aiutaci. Era importante che fu fatto un museo della Bibbia, il più grande del mondo, per la formazione delle leggi degli Stati Uniti, finché restarono con il Padre Dio che seguivano, qui è la parabola che parla il Padre Dio, Dio li benedisse per portare la testimonianza del Padre in tutte le parti del mondo, quando sei grande Signore, con questo desiderio profondo nel loro cuore, per un paio di secoli che si mantenevano così fondati sui principi della Bibbia. Nel 1956 pensarono di fare un trattato da poter manifestare in tutto il mondo che loro credevano in Dio, il Dio creatore dell'universo, il Dio della Bibbia. Mentre noi quando dobbiamo evangelizzare facciamo dei trattati che parlano del Signore Gesù Cristo e... Lo lasciamo in tutte le direzioni per testimoniare. Questo popolo nel 1956 fece un trattato sopra i suoi soldi per testimoniare che loro confidavano in Dio, credevano in Dio. Sul dollaro fu scritto noi crediamo in Dio l'Iddio creatore dell'universo, l'Iddio di Israele, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Gloria sia resa a Dio, a Dio sia la gloria per esprimere la concezione religiosa e del potere politico ed economico come trattato. Per testimoniare di Dio, misero sul dollaro, noi abbiamo fede in Dio. Si elevava questa grande bandiera, non quella sulla statua della libertà, ma quella di testimoniare in tutte le nazioni, perché Dio fece diventare questo valore il valore commerciale per tutto il globo, che è stato sempre a livello superiore di, tutte le altre, di tutti gli altri valori commerciali. Perché Dio onora quelli che lo onorano, ma disprezza coloro che non lo onorano. Questa è la bella testimonianza di quella nazione, troviamo sempre queste cose nella Bibbia. Io credo in Dio, io non credo. Se tu prendi la Bibbia e leggi quante persone hanno messo Dio al primo posto, sono delle persone benedette. Se tu prendi persone che sono, sono vissuti come il figlio il prodigo, senza tornare a Dio, sono stati così degradati che sono finiti nella miseria e nella disperazione. Noi per natura siamo tutti peccatori. Se prendiamo due discepoli, Pietro e Giuda, commisero tutti e due lo stesso, lo stesso peccato, rinnegando Gesù. Ma Pietro che si ravvide ebbe una carriera eccellente che si parla di lui in tutto il mondo per come Dio si servì di lui. Giuda anche si parla di lui. Ma prese quei valori che avevano posseduto il suo cuore, li buttò nel tempio e disse non mi servono più. E dato che non poteva fare niente perché i sommi sacerdoti gli dissero, vedi tu, arrangi tu, si arranciò che si andò a impiccare. Non ti pare che questa è una testimonianza di uno che si era ravveduto e Dio Gesù lo ristabilì e fu uno strumento potente nelle mani del Signore e quell'altro che ti pare? La Bibbia è piena di cose come queste. Pare che oggi dobbiamo chiedere se funziona o non funziona. Leggi un po' la parola del Signore. Prenditi la Bibbia, leggila. Così ti fai un pare dispari dalla Genesi all'Apocalisse. E poi che dire nell'Apocalisse? Nel giorno del giudizio più chiaro di così che cosa c'è scritto, cosa dice Gesù ai suoi e cosa dice Gesù a quelli che non sono con lui. Abbiamo bisogno di un interprete per comprendere questo. Abbiamo bisogno del pensiero dei liberali che ci dicono che loro vivono così allo Stato brado. Signore aiutaci, non è questo. Signore aiutaci questa sera. Il motto di ogni cittadino era Dio, il motto politico ed economico, come trattato per testimoniare di Dio misero sul dollaro, noi abbiamo fede in Dio. Il motto di ogni cittadino e Dio la fece diventare la moneta per tutti gli affari globali. La nazione viveva in un'economia invidiabile. Le chiese, le missioni, erano diventate il popolo missionario per il nostro pianeta per portare l'Evangelo. Il più giovane disse. Padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. Ed egli divise i beni e gli diede la sua parte. Hanno fatto così, e piano piano dai governanti. La Bibbia è restata ancora. La devono sostituire, ne devono fare un'altra come gli dice la testa. La Bibbia è restata nel museo, il museo c'è ancora. Quando fanno il giuramento i presidenti degli Stati Uniti, mettono anche loro la mano sopra la Bibbia, ma l'hanno svuotata del contenuto. E svuotandola del contenuto. Non funziona mettere la mano sulla Bibbia, come quelli che se la mettono sotto il cuscino o sul comodino. Non funziona così. Il presidente ci mette la mano sopra, ma le leggi sono tutte cambiate. Dio lo vede, Dio lo sa, però lo vediamo anche noi. Che cosa vediamo? Vediamo che prima si faceva gara per andare in America. Le persone non sapevano che fare, si sposavano per corrispondenza. Nel primo dopoguerra, venivano gli americani, cercavano tanta povera gente, gli cedeva i figli che se li portavano in America. Un mio compagno di scuola. La mamma aveva 8-10 figli. Quando venne un, un americano dagli Stati Uniti, lei disse: Io ho tanti figli, non ce la faccio. Ti posso dare questo figlio se tu lo puoi portare in America, così lo fai studiare. C'era la ricchezza che non finiva mai. Le leggi sono cambiate ed è cambiato tutto. Guarda la posizione degli Stati Uniti in questo tempo. Fa paura. È meglio stare dove siamo che andare lì. C'è di tutto e di più. Nel verso 13 leggiamo. Noi questi esempi ci aiutano a comprendere personalmente. Dopo non molti giorni, il figlio più giovane, messa insieme a ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni vivendo dissolutamente, volgendosi ad una vita di iniquità. Prodigo vuol dire dissoluto, preda della libidine. Guardiamo come si vive. Nel 92 siamo andati a San Francisco in California con mia moglie. In quelle strade c'era di tutto e di più. Prima c'era l'infezione dell'AIDS, poi con quella libertà, libertismo, liberalismo era diventata dove trovavano rifugio tutti quelli che vivevano non più secondo la parola di Dio, ma secondo la libidine che li prendeva e li torceva, li torturava. Dal vizio, corrotti, senza freno morale, senza regole, sciogliendosi, dai principi della casa del padre per fare la propria volontà. Quale fu il risultato? Qual è il risultato? Non ci parlano queste cose? Abbiamo bisogno di altri esempi? Queste variazioni a che cosa sono dovute? Il verso 12: Singolarmente, ognuno di noi abbiamo bisogno di ritornare al Signore. Leggiamo il verso 12. Egli divise fra loro i beni, questo può essere applicato ad ognuno di noi. Perché Dio, per legge divina, noi possiamo scegliere, abbiamo il libero arbitrio, ma è la scelta sbagliata. La differenza è enorme. Nell'arco di 200 anni che la Bibbia era il fondamento dei loro insegnamenti, la nazione i 40 stati erano diventati il modello meraviglioso, invidiabile, che si faceva di tutto e di più pur di poter andare. Noi italiani siamo testimoni. Adesso chi ci vuole andare più? Perché? Leggiamo il verso 13 e 14, così comprendiamo che il Signore ci vuole parlare stasera. Dopo non molti giorni il figlio più giovane, messa insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e sperperò tutti i beni, tutti i suoi beni, vivendo dissolutamente. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una gran carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Satana non benedice, Dio benedice. Cioè dobbiamo andare alle cose elementari, molti credenti non credono nella benedizione di Dio. Non credono che quando noi ci accordiamo e camminiamo con Dio siamo delle persone benedette. È grave. Gli esempi ci sono, ma noi non li, non li vediamo. Ma fin dalla Genesi possiamo leggere che coloro che hanno cominciato a camminare sono stati insieme con il Signore. Sono delle persone benedette. Vuoi vedere che manco tu ci credi? Leggiamo qualche esempio in Genesi 26, dal verso 2 al verso 6. Il Signore gli apparve e gli disse: Non scendere in Egitto, qui è il figlio di Abramo. Abita nel paese che io ti dirò. Soggiorna in questo paese, io sarò con te e ti benedirò perché da, io darò a te, alla tua discendenza, tutti questi paesi e manterrò il giuramento che feci con Abramo tuo padre. Abramo era anche uno di quelli che il suo, il suo servo, quando testimoniava dalla figlia di Rebek, dalla, dalla moglie di, andò dalla, dalla, per cercare moglie, esprimeva cosa aveva fatto Dio per Abramo. La benedizione di Dio ti manca, sorella. Fratello, la benedizione di Dio, se ti manca, tu devi tornare a Dio. Non c'è un altro metodo. Non c'è la benedizione dell'acqua santa, non c'è la benedizione di chi ti vuole benedire se tu non scegli di camminare con Dio. Io ti posso benedire cento volte, la mia benedizione ha valore. Se tu sei accordato con me, perché se due si accordano, dice la scrittura, il Padre risponde: "Ma se io ti benedico e tu vuoi vivere secondo vuole il diavolo, non credo che si posa la benedizione di Dio sopra di te." Io lo posso fare perché lo faccio con piacere, ma mi dispiace se tu non sei accordato quando io prego per te e con te. Non funziona. Se io scelgo di pregare per te che Dio ti benedica e tu scegli di voler stare lontano da Dio e vivere la tua vita nella libertà del peccato, come fa Dio a benedirti? Noi siamo ancora alle, alla scuola elementare per quanto riguarda come camminare con Dio. Il risultato... Di questa ubbidienza, leggiamo nello stesso capitolo: subito Dio risponde quando noi ci accordiamo con Lui, dal verso 12 al verso 16. Segnati questi versi, valli a leggere nel dire che se io torno a Dio, qualcosa cambia nella mia vita. Isacco fece così, seminò in quel paese e quell'anno raccolse il centuplo. E il Signore lo benedisse, Alleluia. Quest'uomo divenne grande, andò crescendo sempre più, finché diventò ricchissimo. Fu padrone di greggi di pecore, di mantri e di buoi e di numerose servitù. I Filistei lo invidiavano. Leggiamo fino al verso 16. Quanto sei grande, Signore, perciò durarono e riempirono di terra tutti i pozzi che la gelosia che i servi di suo padre avevano scavati al tempo di Abramo suo padre. Abimelech disse a Isacco: vattene via da noi, perché tu sei molto più potente di noi. Questa è una cosa di 3.500 anni fa, 4.000 anni fa. E beh, abbiamo parlato della, degli Stati Uniti. Cosa ha fatto Dio quando i padri fondatori e coloro che seguivano in quel tempo, cosa ha fatto Dio di tutta la nazione? Non ti parla questo di una verità che non possiamo negare? Non ti parla questo che Dio benedice coloro che si, si separano dal mondo per far diventare Dio la loro guida? Che ti pare che loro su un trattato che voler di, per voler testimoniare che loro dipendevano da Dio l'hanno messo anche sul dollaro dicendo a tutte le nazioni e nel mondo in Dio noi crediamo? E Dio li benediceva diventata una potenza mondiale che tutti cercavano di apprendere, di voler comprendere, di rubare programmi per poi dovunque si sviluppava qualcosa, quel modello era un modello da seguire per fare qualsiasi cosa bisognava fare. Era avanti a tutto perché i principi di quel popolo era fondato sulla Bibbia. Adesso il monumento c'è ancora. Il presidente Joe Biden, quando va a dichiarare, mette pure la mano sulla Bibbia, ma i principi sono stati tutti cambiati. Hai capito che cos'è? Non è se abbiamo la Bibbia. Non è se andiamo in chiesa, non è se professiamo una religione, è se noi prendiamo a cuore di servire il Signore. Ordinati la Bibbia e leggila. Ordina il Nuovo Testamento, te lo regaliamo, perché la legge di Dio, il buon lieto messaggio di Cristo, quando tu apri il cuore a Cristo, lui cambia tutto nella tua vita. Sembrano cose dell'altro secolo, dell'altro mondo. Sì, sono ancora attuali, noi dobbiamo fare questo. Così Dio aveva fatto con gli Stati Uniti. Qui c'è la figura di una persona, di una famiglia. Noi abbiamo la figura di una nazione e perciò dobbiamo guardare anche la nostra nazione che siamo scivolati nella stessa trappola e questa sera questo messaggio è per te singolarmente, per me singolarmente, per i nostri capi di governo dobbiamo pregare per loro, per le istituzioni e dovunque ci troviamo dobbiamo sapere che andremo di male in peggio, per questo motivo possiamo mettere anche su tutti i balconi del mondo, andrà tutto bene, ma non andrà tutto bene se non torniamo a Dio, perché quando questo popolo si manteneva sui principi della Bibbia, così come avevano stabilito i fondatori, funzionava quando la Bibbia è stata messa da parte. Non il libro, i principi. Le cose sono cambiate e cambiano ogni giorno. Crisi dopo crisi si ripeteranno se non torniamo a Dio. Signore aiutaci. Satana tira via, non, non benedice, Dio benedice. Guardiamo questo figlio il prodigo nel verso 14. Questo ci deve parlare questa sera, il Signore mi ha detto. Questo messaggio è per il singolo, per la famiglia, per il paese, per la regione, per la nazione, per il mondo. Perché questo funziona. Dovunque ti trovi, Figlio il prodigo, Dio ti sta chiamando. Leggiamo il verso 14. Quando ebbe speso tutto in quel paese venne una gran carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Satana ci usa e abusa di noi. Dio ci benedice. Se aspetti che ti benedice Satana. Satana fa come Totò che si vendeva la fontana di Trevi a chiunque passava, ma non era la sua, Dio è il padrone di ogni bene: il suo è il cielo, la terra. Satana ha solo un sistema e cerca di intrappolare le persone, promettendogli molto e dargli niente. Satana non benedice, Satana si serve di te, abusa di te, finché ti porta nella disperazione, ti porta nel porcile, e poi non sai più che cosa devi fare, e non ti fa mangiare neppure ciò che i porci mangiano, perché non te ne dà. Lo dico per esperienza diretta, quanto mi è costato per un errore fatto. Signore aiutaci. Egli ci usa, si abusa di noi. Con il Padre aveva tutto, ora ha bisogno di tutto. Questo può essere applicato ad ognuno di noi. Dammi parte dei beni che mi spettano. Se hai fatto questa scelta, il peggio sta davanti. Dio questa sera ti vuole parlare. Lo stai già vivendo, tu lo sai, perché cerchi di mettercela tutta e non vedi luce davanti a te. Questa sera il Signore ti chiama a sé. Gesù insegna che il nostro Padre celeste prova grande gioia a perdonare. Colui, colei che si accosta a Dio. Leggiamo il verso 13: Prese tutto e partì, pensando che il futuro è. Ma dopo non molti giorni il figlio più giovane messa insieme, ogni cosa partì per un paese lontano, si allontanò dal padre, siamo allontanati da Dio, sperperiamo i suoi beni, tutto quello che ci ha dato, senza tener conto. Abbiamo fatto proprio così. Per me tu come sei morto perché adesso con quel poco di risorse e di diritti legali che mi hai dato, che posso scegliere io, scelgo di essere, libera, liber, di essere autonomo, libero nella nostra libertà. Abbiamo, abbiamo trovato Satana che ci dà tutto, ma ci spolpa di tutto. Signore aiutaci. Prima nella casa faceva prendere tutto, mentre quando se ne andò gli mancava tutto. Leggiamo il verso 15. Così succede la parola del Signore e questa è una scena che viene dalla bocca di Gesù. Perché lui è il figlio di Dio e Dio stesso che ci parla. Leggiamo il verso 15. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, peggio che andar di notte, il quale lo mandò nei, ca nei suoi campi a pascolare i maiali. Quando vai sotto un altro, devi fare quello che vuole un altro, non puoi fare più quello che vuoi tu. E quell'altro è un indemoniato, perché quello non è un figlio di Dio e non ti tratterà bene. Infatti tutti i, che, i contatti che avrai dove non c'è il timore di Dio, trovi sempre di peggio e di più. E più si restringe la possibilità di vivere una vita felice. Signore, aiutaci. Devi fare quello che vuole lui. Anche di questi esempi ci sono nella Bibbia. Giacobbe fuggì dalla casa del padre perché aveva improgliato il fratello. Andò a finire nella casa dello zio, Labano, che con fantasia gli aveva detto: Oh, tu sei sangue del mio sangue, ossa delle mie ossa. Sembrava che gli aveva aperto la porta per dire, oh, io ti voglio tenere come un figlio, tu sei parte della mia famiglia, non ci siamo visti da tanto tempo, le parole non finivano mai. Leggiamo questo, questo passo in Genesi 19, 29, 20. Guardiamo questo bravo che... Ricevette Giacobbe. Giacobbe si mise sotto un altro, un parentone che non finiva mai di essere buono. Con la bocca però. Giacobbe servì sette anni per Rachele e gli parvero pochi giorni per l'amore che aveva per lei, a causa del suo amore per lei. Quando ti metti con gli altri... Devi fare quello che vogliono gli altri, ma dato che non sono figli di Dio, ti riempiono la bocca di cose che ti vogliono dare, ma alla fine ti mungono, ti tolgono anche quello che hai. Tu sei ossa delle mie ossa, come sono contento di vederti, come sta tua mamma, tuo padre, come sta? Oh figlio mio, io ti voglio tenere come un figlio, resta a casa mia, non ti preoccupare. <ride> Sì, tutto bello. Leggiamo il verso 23. Il mondo è fatto così, amico mio, amica mia, delusioni su delusioni. Ma la sera prese sua figlia Lea e la condusse da Giacobbe, il quale si unì a lei. Quando andò per dire, ma Labano. Noi siamo parenti, siamo stretti, siamo ossa delle stesse ossa, carne della stessa carne. Ma cosa hai fatto? Ti ho servito per sette anni, l'ho fatto con piacere e tu mi hai infilato sotto tua figlia che non mi piaceva. Quando dipendi dagli altri, noi dobbiamo dipendere da Dio perché è l'unico che è buono quando dipendiamo dagli altri che sono sotto il dominio di Satana. Peggioriamo sempre, sorella mia, fratello mio. L'Abano elegantemente gli rispose qual era il costume che si usava nel loro paese. Leggiamo il verso 26. Signore, aiutaci questa sera, perché l'unico sei tu che lo puoi fare. L'abano rispose, non è usanza da noi dare le minori prima della maggiore. Finisci la settimana nuziale con questa e poi mi servi altri sette anni. <ride> Vedi, fratello, sorella, amico, qua ci possiamo fidare solo di Dio, perciò dobbiamo andare a Dio e abbiamo bisogno di camminare con Lui. Dopo sette anni, un poco di più. Non gli dava stipendi. Quando Dio lo cominciò a benedire, che le pecore figliavano e così via. Giacobbe se, le, si prese le figlie e se ne andò, lui per l'amore che gli voleva. Chiamò i figli e disse: Dobbiamo inseguirlo, se ne è andato, adesso gli dobbiamo fare qualcosa che non finisce mai. Aveva nel cuore. Di riportarsi le figlie e quello che gli era toccato, e sbattere fuori lui, che dovette intervenire Dio perché Dio è buono. Gli apparve in sogno la notte e disse: Adesso che incontri Giacobbe, non ti permettere di fare qualcosa di male su di lui, perché? E infatti cambiò la scena lungo il cammino. Quando è che arrivò, disse: Oh, Giacobbe. Tutta, tutta politica falsa, il diavolo fa così. Ma te ne sei venuto, non ci hai fatto manco salutare le nostre figlie, i nostri nipotini. Ma noi ti volevamo abbracciare, ti volevamo dare eh, la benedizione perché tu partivi, che Dio ti avesse benedetto, il diavolo che voleva benedire a Giacobbe. Fratello, sorella, la parola di Dio ci aiuta a comprendere la vita sulla terra come, perché ci vuole aiutare Dio. Ciò che lo portava avanti a Giacobbe era la fede, anche se non era stato molto onesto, però lui credeva nella benedizione di Dio. E Dio gli permise di avere un incontro con... L'angelo dell'Eterno che è Gesù Cristo stesso, che cominciò a lottare in preghiera, nel dire: Se non mi benedici, io non ti lascio andare, perché Dio benedice tutto il resto. Signore, aiutaci questa sera, quando ti metti con altri. Non è come a casa di tuo padre. Con chiunque ti metti, solo quando stai col padre, tu vivi una vita benedetta da Dio. Gesù ci insegna che il nostro Padre Celeste prova grande gioia a perdonare un figlio penitente. Io credo che si sta facendo strada nel tuo cuore, perché stai avendo dei riscontri mentre io ti parlo, che quel che ti sto dicendo è la verità perché l'esperienza ti ha fatto vivere così, è l'esperienza degli altri, degli altri eh, come l'America, a noi come popolo italiano, è anche un'esperienza che dobbiamo rivedere la nostra posizione. Con altri non è come nella casa del Padre. Nel verso 15 del capitolo 15 leggiamo questa meravigliosa, questa meravigliosa scena, questa è una scena celeste. Allora si mise con uno degli abitanti del paese, vedi, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. Per, per i giudei, Gesù questa parabola la stava dicendo a coloro che erano lì presenti. Per i giudei era la cosa peggiore che avrebbe potuto fare un giudeo perché i maiali sono animali impuri per loro. Già i maiali in sé e poi pascolarli, essere schiavi per pascolarli, ancora peggio. Era proprio nel degrado. Totale, non solo, ma ascolare ma i maiali ancora non è niente, ma non, non riusciva ad avere neppure quello che i maiali, che era già il peggio per loro, neppure ciò che mangiavano. Vedi quando ci allontaniamo dal Signore e pensiamo di vivere nella libertà. Signore aiutaci questa sera. Noi tutti abbiamo sognato, anche nel naturale, che, uccu, papà, con mamma, me ne devo andare prima possibile, dipende che tipo di padre o di madre che hai. Tanti hanno pensato così, poi si sono trovati male. Leggiamo nel verso 16. Signore, parlaci questa sera perché lui ci parla in un modo che noi comprendiamo. Ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano, ma neppure quelli gli davano. Non, aveva, non avere neppure quello che i maiali mangiano. Sorella, amico, amica, presidente, chi sei? Questa è una parola per noi. Tu puoi essere chi ti pare di essere, ti puoi sentire, ma questo è applicato ad ognuno di noi come esseri umani che abbiamo detto a Dio: Padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. Ed Egli ci ha dato la parte che era di nostra competenza. Non, Dio non si, non si tira indietro di darci quello che. Noi scegliamo perché ci ha fatti liberi con il libero arbitrio, ho detto prima, possiamo arbitrare noi la stessa, vi, la stessa cosa. Nel Deuteronomio egli dice, io ho messo davanti a te la vita e la morte, scegli tu. Non ci impone, ma la scelta poi ci porta a, a, a pagarne le conseguenze. Questo può essere applicato agli Stati Uniti se guardiamo. Ma se guardiamo l'Italia, noi abbiamo fatto la stessa cosa. Noi italiani, abbiamo fatto la stessa cosa. Sì, se guardiamo l'Italia, la culla della, del cristianesimo. Abbiamo il Vaticano, professiamo di essere cristiani, il Papa, siamo tutti liberi, abbiamo tutti scelto per conto nostro, abbiamo scelto la nuova riforma che c'è stata, abbiamo scelto anche, adesso siamo evangelici. Ma le chiese stanno seguendo lo stesso tracciato, i nostri governanti stanno seguendo la stessa cosa. La Bibbia c'è ancora, ma i principi non vengono più applicati e di conseguenza stiamo cominciando a pagare le conseguenze delle nostre scelte sbagliate, proprio come il figlio il prodigo. A partire dai capi del governo, fino all'ultimo, stiamo, ri stiamo ricevendo ciò che abbiamo seminato. L'uomo raccoglie ciò che semina. Cosa abbiamo seminato? La nostra libertà, lontano da Dio, dove ci sta portando? Tutti liberi, chi sono io? <ride> Anche i ministri del Vangelo non predicano più il Vangelo, questo è giusto, questo è sbagliato. I ministri del Vangelo dicono: Ma perché devo dire che, che sta sbagliando? Faccia come vuole, chi sono io? Ma come? Come messaggeri di Gesù Cristo, noi che dobbiamo dire: Chi sono io? Il Signore ha detto che siamo ambasciatori di Cristo. Cristo ha detto, io sono venuto per portare guerra e non pace. Ma che tipo di guerra o pace? Che dobbiamo chiarire che cosa devono fare le persone. Come ministri di Dio. Stiamo dicendo, ognuno fa le sue scelte, poi se la vede con Dio quando va nel cielo. Cioè vediamo che i principi vengono applicati, distorti da quello che dice la parola del Signore e noi nella Chiesa stessa diciamo come dice Papa Francesco dice, beh, le coppie gay e compagnia sono un abominio al Signore preghiamo che il Signore li possa liberare Diciamogli che Cristo è pronto a liberare da questa schiavitù di peccato, da questa libidine e così via. No, dice, ma io chi sono che devo dire che sbagliano? E ha detto a tutti i preti, e adesso c'è rivoluzione nella Chiesa tra i liberali e quelli che vogliono ribellarsi, perché siamo arrivati al punto che... Ognuno può fare che cosa vuole. E che serve la Chiesa? Il compito della Chiesa: qual è? Se noi nella Chiesa raccogliamo le persone e facciamo degli intrattenimenti o gli portiamo la parola del Signore perché ci sono delle correzioni da portare nella nostra vita? E come? gli USA abbiamo fatto in Italia, siamo così arrivati anche noi in condizioni naturali e spirituali. Perché? Perché Gesù spiega la parte naturale, ma noi non dobbiamo perdere di vista la parte spirituale. Nel verso 16, quando dice che non aveva da mangiare, qui non si tratta solo di mangiare quando parliamo della Bibbia, di mangiare naturale che dice che ci sono un po' di milioni che non ce la fanno a mangiare perché vanno alla carità se compagnia. Ma qua la cosa peggiore è che anche nelle chiese non c'è il mangiare spirituale. Leggiamo il verso 16. Signore, aiutaci questa sera. Egli avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno glieli dava. Se c'è qualcuno che ha fame spirituale, di spiritualità o sete fame della verità, nessuno gliene dà oggi, neppure le chiese. Ma che grave questo! Perché anche nelle chiese si parla di che cosa? Noi dobbiamo capire queste cose. Vogliamo fare come il figlio il prodigo stasera. Abbiamo preso coscienza che noi abbiamo bisogno di fare come il figlio il prodigo, non come aveva fatto. Ma nel verso 17... È un verso che serve a me e a te stasera. Puoi essere anche il presidente degli Stati Uniti, chiunque tu sia, Dio è sovrano e al di sopra di tutti. E quando noi portiamo la parola del Signore, questa è, questa è. Non ci sentiamo superiori a nessuno, ma non possiamo contorcere ciò che dice la Bibbia, la parola di Dio. Leggiamo il verso 17. Allora, rientrato in sé, disse: Quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza, e io qui mi muoio di fame. Quando dice rientrò, ammise con piena coscienza che continuare a restare così, muoio. Noi se continuiamo a restare così, muoiamo come persone, spiritualmente come nazione, perché non abbiamo il favore di Dio mentre ci sta parlando. L'espressione naturale è naturale, ma il problema è spirituale. Solo il Signore può cambiare la nostra vita. Solo il Signore ci può dare l'acqua della vita, solo il Signore ci può dare il pane della vita eterna, il pane spirituale. E oggi neppure nelle chiese si trova più il pane spirituale, l'acqua della vita, che è Cristo. Perché si parla di tutto e di più. E non si annuncia il Vangelo che è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Signore aiutaci questa sera. Anche le chiese evangeliche siamo sulla stessa scia perché mentre parliamo degli altri noi facciamo la stessa cosa. Signore aiutaci. E siamo più condannati noi che sappiamo. Pastore, credente, tu che hai ricevuto la grazia del Signore, tu che sei nato di nuovo. Tu che predichi il Vangelo hai una grande responsabilità. Il Signore dice al profeta Ezechiele che se tu vedi e stai zitto, sei responsabile. Vi ricordo la testimonianza di un grande predicatore. David Wilkinson, conosciuto a livello globale per le grandi opere che il Signore ha fatto, quando fu chiamato nella città di New York, e parlava, scrisse un libro che era intitolato La croce e il pugnale in mezzo alle, 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 eh, ai delinquenti giovani di quel tempo, lui era un giovanotto, diceva questa testimonianza. Quando io leggo Ciò che Dio dice ad Ezechiele mi fa tremare perché mi sento responsabile di ogni persona che incontro se non gli parlo del Signore. Egli ha fatto un grande lavoro di evangelizzazione, ma ha fatto anche un grande lavoro tra i drogati. In tutto il mondo ha stabilito... Dei, dove venivano raccolti i teenagers perché erano sotto il potere della droga e così via. Il Signore si è usato grandemente di lui, ma aveva il santo timore di Dio. Quando leggeva quei versi che dicono. Quando io ti dico di parlare, devi parlare. Se non si converte, se la vede lui, ma se, si, se non, ma se tu non parli e non si converte, richiedo a te la sua vita perché tu non hai fatto ciò che tu dovevi. Pastore, mi rivolgo a te questa sera. Con l'autorità divina, tu devi predicare il Vangelo, non devi, non devi togliere nulla di quello che il Vangelo dice perché se no noi siamo sotto giudizio. Io lo dico con amore e non chiedo scuse a nessuno quando predico il Vangelo e dichiaro la verità di alcune cose che non devono essere fatte, proprio perché, come ho detto stamattina, nel mio cuore c'è un grande desiderio come quello di Dio, che odia il peccato e ama il peccatore perché ci vuole tirare fuori. Quando a uno sbaglia e non gli diciamo niente, noi facciamo peggiorare quella situazione. Signore aiutaci, oggi 1-1-2024. Dobbiamo ammettere come ammise quel figlio prodigo. Rileggiamo il verso 17, cosa dice. Dobbiamo prendere coscienza, perché se non prendiamo coscienza pensiamo che tutto va bene, quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza, spiritualmente parlando, e io qui mi muoio di fame, che singolarmente abbiamo detto che questa applicazione funziona bene per me, per te per la tua famiglia, per il tuo paese, per il tuo sindaco, per il tuo presidente, perché è Dio che parla, perché noi abbiamo scelto di vivere la nostra libertà, ma questa non è libertà, questa è schiavitù, perché ci siamo fatti prendere da Satana e siamo diventati schiavi suoi. Lui non benedice, lui ci sfrutta e ci porta alla deriva, come con Giuda. Prima lo tentò, più volte troviamo. Satana, 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 poi finché entrò in lui e lo portò a ad essere imbiccato e squarciato. Satana non vuole il tuo bene, Satana non vuole il nostro bene. <ride> ci vogliamo alzare come si alzò il figlio al prodigo prendendo coscienza che doveva decidere alzarsi vuol dire prendere coscienza leggiamo il verso 18 e partiamo bene oggi oggi siamo all'inizio dell'anno prendiamo una santa decisione mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò padre ho peccato contro il cielo e contro di te. <ride> Signore, aiutaci. Leggiamo il verso 18. Ci vogliamo alzare stasera. Davanti a Dio, non che ti alzi davanti a me. Chi sono io? Io non sono nessuno. Io sono la voce di uno che ti espone, ti dice ciò che il Signore dice. Gesù dice nel, in questa parabola che... Ci insegna che il Padre è desideroso di vedere che io e te stasera torniamo pentiti a Lui perché questa è la sua gioia di poterci perdonare. Leggiamo il verso 18. Io mi alzerò e andrò da mio Padre e gli dirò Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Le parole dove li prendiamo? Io posso dire tante parole, ma la predisposizione deve essere del tuo cuore. Il mio cuore è ben disposto di dire, Signore, io mi alzo e vengo a te. Nel verso 19 dice così, leggiamolo insieme. Quanto sei grande, Signore, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi servi. Noi, come servi del Signore, stiamo meglio del più ricco del mondo. Gesù dice: Che giova l'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua. Supponiamo che stasera io fossi il più ricco del mondo e stanotte mi chiama a sé: A che cosa mi è servito? Vogliamo diventare servi del Signore? Abbiamo tutta la protezione in cielo e sulla terra. Che eredità abbiamo noi? Isaia ci dice nel capitolo 54 verso 17 qual è l'eredità dei servi del Signore. Noi siamo protetti da Dio in ogni cosa. Funziona. Leggiamo questo verso. Nessun'arma fabbricata contro di te riuscirà. Ogni lingua che sorgerà in giudizio contro di te per imprecare, maledire, per dire di te qualsiasi cosa non ti colpisce. Qualsiasi ogni lingua che sorgerà in giudizio contro di te, tu la condannerai, Signore. Questa è l'eredità dei servi del Signore. La giusta ricompensa che viene loro da me, dice il Signore. Fai del Signore il tuo rifugio questa sera. Alziamoci, andiamo a Lui. Alziamoci non vuol dire alzarsi in piedi, vuol dire alziamo lo sguardo del nostro cuore e diciamo: Signore, vengo a te stasera. Perché il Signore desidera che noi ci sottomettiamo a Lui. Abbiamo detto così che Gesù insegna che il nostro Padre celeste prova grande gioia. A perdonare un figlio penitente che ha uno spirito rotto perché vuole essere rinsaldato, che ha lo spirito tritato, il Signore non trita una canna rotta, ma la ricuce perché possa ancora essere usata. Signore, aiutaci. Forse ti trovi come Davide questa sera, con uno spirito spaccato, abbattuto. Sei gradito al Signore, sei gradito al Signore questa sera. Davide aveva peccato, si era allontanato da Dio. Nel Salmo 51 verso 17 dice che l'unica cosa che possiamo fare quando andiamo a Lui, leggiamolo. Così voglia mandare al Signore. Un vero pentimento egli ci accoglie, sacrificio gradito a Dio e uno spirito afflitto per avere peccato, per essere venuto meno. Tu, Dio, non disprezzi un cuore abbattuto e umiliato. Questa è la strada che prese il figlio al prodigo e il Padre gli aprì le porte. Questa è la strada che dobbiamo prendere noi. Tutto il resto non c'è un'altra via. E questa perché la Bibbia ci indica questa e questa funziona. Questa è quella che fu data in parole diverse al grande Re, il grande saggio che solo Gesù era al di sopra. In secondo Cronache capitolo 2 capitolo 7 verso 14 le indicazioni sono sempre le stesse se il mio popolo che è invocato il mio nome noi cristiani invochiamo il Signore Gesù Cristo che si abbassi su di noi sul quale è invocato il mio nome si umilia prega cerca la mia faccia e si converte dalle sue vie malvagie io lo esaudirò dal cielo perderò i suoi peccati e guarirò il suo paese. Se noi lo facciamo, il Signore promette che guarirà la nostra nazione, tutto cambia. Preghiamo insieme. Signore, noi invochiamo te questa sera perché tu sei il nostro Dio, tu sei il nostro Signore, tu sei il nostro Salvatore. Ti chiediamo, intervieni, fa che da oggi 1, 1, 24, possiamo iniziare un nuovo cammino con te per vivere nella grazia della tua presenza, proprio come il figlio prodigo quando tornò nella casa del suo papà. Noi veniamo a te, oh Dio, nel nome di Gesù Cristo e fa che questo impegno, questa... Decisione che prendiamo stasera, possiamo ricordarla ogni giorno e proseguire giorno dopo giorno, ora dopo ora, minuto dopo minuto di camminare con te, perché con te abbiamo tutto e di più e in più la vita eterna. Insieme ti vogliamo ringraziare, insieme Signore, voglio benedire tutti coloro che si accordano con me di essere benedetti. Signore, benedici coloro che credono nella benedizione. E parla coloro che non credono nella benedizione, che possano credere o portali nella Bibbia per comprendere la differenza che passa tra coloro che sono benedetti e coloro che non lo sono. Facci fare un'analisi, se abbiamo ancora tempo di poter venire a te. Ma questa sera veniamo a te, Signore, e che lo Spirito Santo ci guidi, ognuno per conto e per sé, per ricevere grazia e ricevere abbondanza di cibo materiale e spirituale, perché il diavolo non ce ne dà. Ci usa e ci toglie ciò che abbiamo. Veniamo a te e ti diciamo grazie per la tua parola. Vogliamo iniziare quest'anno insieme con te. Così, stasera torniamo a te come il Figlio Rodrigo. Amen, amen, amen. Hai ascoltato un messaggio registrato in diretta. Continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org